Presidente Cicchitto, sono passati 20 anni da Srebrenica, che ha sicuramente cambiato, almeno da un punto di vista di terminologia, il modo in cui il mondo si approccia a tragedie come quella in cui, lo ricordiamo, furono massacrate 8.000 persone. Srebrenica è una pagina di orrore, ma che riguarda anche l'ONU, nel senso cioè che le truppe olandesi si girarono dall'altra parte e sostanzialmente consentirono ai serbi di fare un'operazione in cui lasciarono da parte donne e bambini e tutti gli uomini, ed erano appunto 7-8 mila che eventualmente potevano prendere le armi, li portarono via e li uccisero tutti quanti, e le truppe dell'ONU non mossero un dito e ci fu a lungo una grande omertà. Quindi non è una pagina bella, è una pagina bruttissima. Ha ricordato Emma Bonino anche, mi sembra, in un'intervista oggi su un giornale queste cose. Dobbiamo dirci che non è finita, perché quello che è successo l'altro giorno all'ONU, quando la Russia sostanzialmente ha messo il veto su un documento che diceva una cosa ovvia, cioè richiamava il genocidio che là è stato fatto, ebbene, quel documento non è passato perché è stato messo un veto dalla Russia, che ha mantenuto evidentemente dei rapporti di solidarietà con la Serbia su un terreno francamente imbarazzante. Presidente Cicchitto, lei ricordava Emma Bonino, che a quei tempi era commissario europeo e che in solitudine tentò di denunciare nelle varie capitali la sparizione di queste migliaia di persone. Oggi il Partito Radicale ha un problema economico, nel senso che sta licenziando anche gli ultimi dipendenti. Il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti diceva che i radicali sono un patrimonio da salvare. Ecco, in questo caso, visto che lei si occupa di questioni internazionali, i radicali hanno dato dei contributi incredibili, basta ricordare la Corte Penale Internazionale, la lotta alle mutilazioni genitali femminili, nello specifico anche i tribunali ad hoc, perché poi dopo la vicenda di Srebrenica ci fu l'istituzione del tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia. Sì, le voglio dire con franchezza che però il problema del finanziamento delle forze politiche varrà per tutti, nel senso che sarà una situazione drammatica per tutti, nel senso cioè che tutte le forze politiche, poi accentuato il tema con tutte le cose negative che sono emerse nel corso di questi anni, eccetera, il problema di come finanziare i radicali, ma non solo i radicali, però lo dico francamente, anche molte altre formazioni politiche, sarà un problema drammatico, perché ovviamente abbiamo smontato i precedenti meccanismi di finanziamento pubblico e non mi sembra che la questione poi coinvolge tutto e tutti, che la politica sia in un momento di particolare popolarità in giro, e questo coinvolge anche chi come i radicali, insomma, è stato esterno ai meccanismi tradizionali, e quindi è un enorme problema che però, lo dico francamente, visto che lei mi interpella, riguarda il Partito Radicale, e capisco tutti i drammi, ma li capisco anche perché ne ho vissuto nel passato identico dramma in un contesto totalmente diverso che passò il Partito Socialista, e oggi credo che tutte le formazioni politiche che stanno in campo avranno questo problema, che richiederà che a un certo punto una riflessione si faccia, perché altrimenti ci troveremo in una situazione nella quale far politica diventa un'operazione quasi impossibile per tutti. Ringraziamo il Presidente Cecchetti.